Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovissimo video. Oggi, prima di andare avanti con il video, volevo andare a ringraziare tutti gli iscritti. E niente, siccome era da un po' che non lo facevo, oggi ci tenevo in particolar modo a farlo, anche se vi ringrazio sempre in descrizione, anche se alla fine i ringraziamenti ci sono sempre, però volevo proprio farlo io personalmente, dirvi grazie. Perché ci siete, come dico sempre, grazie per esserci. Niente, detto questo, oggi è una giornata piovosa e purtroppo anche in maggio è iniziato così e chi lo sa quando arriverà il sole e staremo veramente bene. Quindi vorrei dedicarmi un po' alla cucina e insomma rilassarmi in cucina. Quindi farò due ricette e niente, le faremo insieme e le andremo a vedere insieme. Ci vediamo dopo. Thank you.
Ed eccomi qua. Allora, spero che queste due ricette velocissime vi possano piacere. Io le ho fatte perché, perlomeno quando uno ha qualcuno come, non so, qualche ospite, sa che c'è qualcosa da preparare anche in modo veloce. Io penso che i ravioli, infatti, in questo modo, chi di voi non li ha mai fatti? Sono proprio alla portata di tutti, insomma, e basta poco e si infornano. E poi, vabbè, il classico tiramisù, solo che io, a differenza di altri, evito un po' perché le uova, diciamo, per loro non vanno bene, un po' perché io evito di usare le uova crude, perché non so da dove arrivano, non so se sono fresche, quindi ho veramente molta paura ad usare le uova, a mangiarle crude. Mentre una volta io stessa le mangiavo, però sapendo da dove arrivano, ora è vero che nei supermercati sono controllatissime, però preferisco evitare di mangiare le uova crude. E, sapendo anche, cioè non sapendo da dove arrivano, preferisco evitare. Quindi faccio il mio classico tiramisù. Ma cl non classico, il mio tiramisù con mascarpone e panna e il caffè, quindi crema al caffè. E questa crema è la stessa con le crepe, il tiramisù che avevo fatto con le crepe. Gli ingredienti sono uguali, i grammi sono diversi, perché quando faccio questo tiramisù, per consumare completamente la scatola di mascarpone faccio con 250 grammi direttamente e poi metto la panna. Mentre per quanto riguarda quell'altra, che era quella che magari ve la metto alla fine del video qui, quella lì diciamo che ci vuole sempre mascarpone, panna, caffè, però la quantità è diversa. Vabbè, comunque io vi metterò la ricetta in descrizione. E se poi volete anche andarvi a vedere l'altro, vi metterò anche il video qui. Niente, chiudo e concludo qui il video. Vi saluto con un grandissimo abbraccio, un grande bacio. Ciao da Cecilia, al prossimo video. Ciao!